Il territorio fa quadrato attorno alla maternità in Alto Lago. Rischio chiusura del punto nascita all'ospedale Moriggia Pellascini di Gravedone Uniti. È partita oggi una lettera firmata da Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, Fiorenzo Bongiasca, presidente della provincia di Como, e Mauro Robba, presidente della comunità montana delle Valli dell'Ario e del Ceresio. In merito alla ventilata ipotesi di chiusura del punto nascita del nosocomio Alto Lariano, si legge nella nota, i rappresentanti delle realtà istituzionali locali denunciano la gravità di un'eventuale sciagurata decisione che depauperebbe ulteriormente non solo il territorio dell'Alto Lago di Como, ma un intero e vasto comprensorio che abbraccia anche la Bassa Valtellina, la Val Chiavenna, le Valli dell'Ario e del Ceresio, di un essenziale servizio di carattere sanitario e sociale. I toni della lettera sono molto decisi. Non si può, si legge ancora, consentire al privato accreditato di depotenziare o eliminare servizi essenziali per un territorio che già soffre. Anzi, andrebbero verificati tutti i principali servizi in essere affinché vengano erogate le prestazioni sanitarie indicate e remunerate da Regione Lombardia. Chiudere il punto nascita di Gravedona vorrebbe dire dirottare le future mamme verso poli lontani e molto disagevoli da raggiungere, con il rischio immediato di una maggiore difficoltà di assistenza e cura, oltre a un velato ma non improbabile disincentivo alla maternità, proprio in un'epoca in cui si torna a riflettere prepotentemente sui rischi della denatalità. La lettera, inviata al presidente della Lombardia Attilio Fontana e all'assessore al welfare Guido Bertolaso, oltre che al direttore generale del settore welfare Giovanni Pavesi, si chiude con un appello. Si invitano e sollecitano tutti gli organi regionali competenti ad attivarsi al fine di evitare che quanto sino ad oggi solo paventato possa tradursi in realtà.